Ciao a tutti, io sono Carolina e il video di oggi è l'aggiornamento numero 2 del progetto smaltimento 6x100. Faccio un piccolo spiegone per chi dovesse essersi perso le puntate precedenti. Il 6x100 è un project pen ideato da Elizabeth Cookie Pens su Instagram, ve la taggo qui, che prevede di raggiungere degli obiettivi, come per esempio finire, bucare, utilizzare un tot di volte su 6 prodotti, dal 1 agosto al 25 dicembre. E quindi nel mio caso siamo arrivati già al secondo aggiornamento che devo farvi per forza oggi, altrimenti non saprò quando farvelo. Nella puntata precedente era già partito per la pensione lo spray volumizzante per capelli. E in questa puntata iniziamo subito con un altro finito, che è un pezzo preistorico della mia collezione, ovvero l'acqua profumata del 2009, ovvero l'acqua profumata di quando era presidente degli Stati Uniti Obama. Bene, non c'è più, finita. Quindi questa la archiviamo, va nei prodotti finiti del mese di settembre, buonanotte al secchio. Quindi sono rimasti solo i 4 prodotti make-up che ho scelto di inserire in questo progetto. Iniziamo con un prodotto che non ho mai utilizzato perché nel mese di settembre il mio obiettivo è stato finire un altro correttore, quello di L'Oreal, in un altro progetto smaltimento che è quello dei 20 nel 2020. Quindi il Color Corrector, lo schiarente per occhiaie, il filtro Photoshop per occhiaie di Becca, non l'ho mai usato. Ora ve lo faccio vedere così per completezza di informazioni, ma come era alla fine di agosto è ancora. Eccolo qui. C'è un bucone e questo entro dicembre deve finire, anche perché voglio usarlo entro il suo PAO. Prodotto ottimo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Scusate se suono come un disco rotto in questi aggiornamenti, però questo è. Poi c'è l'illuminante di LA Girl che sono arrivata ad usare 13 volte, quindi 5 volte in più rispetto alla volta precedente. Ecco com'è la situazione. Poi magari vi metterò una foto qui della situazione il mese scorso. Comunque il buco piano 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 si espande. Ultimamente lo sto usando con un pennello a ventaglio molto sottile per non fare la super strisciata, altrimenti mi enfatizza troppo la grana della pelle, che sappiamo che è un effetto che non ci piace. E l'ombretto in crema viola di Wycon l'ho usato una volta sola. Di nuovo ve lo faccio vedere per completezza, ma è come era e non è cambiato molto. L'ho utilizzato in un look che ho pubblicato su Instagram su suggerimento di Livia Lilly78M, che vi taggerò qui, che taggerò il suo profilo Instagram, che mi aveva suggerito di stratificare questo ombretto e l'illuminante in polvere per usarli tutti e due all'interno del progetto smaltimento. Quindi ho realizzato quel look che era un po' una prova e effettivamente mi è piaciuto molto e vi è piaciuto molto anche su Instagram. Sono stata molto contenta del riscontro che ho avuto, quindi potrei riproporlo anche in futuro. Ma la vera sorpresa di questo aggiornamento è la matita di Colourpop. Vi faccio vedere che mozzicone è rimasto. Poca, poca, poca. Adesso vi faccio vedere anche la misura sul quaderno. Perché l'ho usata così tanto? Adesso, mentre vi faccio vedere la misura, magari vi spiego. Spero si veda qualcosa. Ecco qui, qui ci sono sempre i soliti problemi di luci, quindi perdonatemi. Comunque sono andata avanti a usarla. Praticamente ho scoperto che se applico il burro cacao e poi applico questa matita sopra e tampono l'eccesso con un fazzoletto, diventa inamovibile, resistentissima e resiste anche alla mascherina. Ecco perché l'ho usata tutto il mese per qualsiasi occasione possibile. Quindi penso proprio che questa nel mese di ottobre ci saluterà a malincuore, perché la formula delle matite di Colourpop, le Lippy Pencil, è ottima, cremosissima, precisa per il contorno ma morbida abbastanza anche da essere indossata come rossetto. Diventa completamente opaca, completamente no transfer, lascia le labbra effetto petali di rosa vellutati.
Ottima, mi dispiace solo che c'è la dogana, perché altrimenti queste sarebbero delle matite molto low cost, perché non arrivano nemmeno a costare 10 euro. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento. Mi raccomando, seguite sia l'hashtag SixbySanta, ma seguite anche i profili che taggo qui nell'info box delle varie ragazze e signore che seguono questo progetto, perché ne siamo tante ed è un progetto internazionale, quindi potreste trovare anche project planner che non parlano italiano, anzi le trovate sicuramente perché loro sono la maggior parte delle partecipanti. E io ho già finito di parlare, proprio cotto e mangiato questo aggiornamento. Ci vediamo alla prossima. Ciao!